Buonasera, oggi nella pagina dello spettacolo parliamo di Terra, una rassegna di 9 film pugliesi organizzata con la collaborazione della Federazione dei Pugliesi dell'Ontario e dell'Istituto Italiano di Cultura. Abbiamo intervistato il direttore generale della rassegna. Perché avete scelto Toronto per lanciare questa vostra iniziativa? Toronto è una delle città più importanti al mondo per la produzione cinematografica, quindi sicuramente Toronto non poteva non essere che il nostro riferimento qui in Nord America e poi specificamente in Canada. Poi a Toronto c'è un'attivissima comunità di pugliesi, oltre che una comunità italiana molto vasta, e questo diciamo è un po' stato il nostro punto di riferimento per pensare a questa rassegna e dove collocarla. Ci può dare una panoramica dei film in programma? Sì, allora, la panoramica che posso dare è questa. Si tratta di una serie di film che sono stati prodotti in Puglia dal 1931 fino praticamente all'altro ieri. Infatti partiamo dal primo film del 1931, che è l'ultimo film che è stato girato, film muto, che è stato girato in Italia, ed è il primo film girato in Puglia, e si chiama Idilio Infranto. Bene, da lì poi diciamo l'ultimo film che è stato presentato recentemente, è il film di Nico Cirasola, Belle Poker, che parla della storia del Teatro Petruzzelli di Bari, sostanzialmente, e dei motivi per cui è sorto, per cui è cresciuto e per cui è stato distrutto. In mezzo, dal punto di vista cronologico, diciamo, come vicende, ci sono tante altre storie che riguardano il nostro territorio, la nostra regione, le sue genti soprattutto. E tra queste posso ricordare Pizzicata di Edoardo Winspear, o posso ricordare il cortometraggio Zinanà di Pippo Mezzapesa, così come posso ricordare un film che ha fatto molto scalpore, non solo in Italia ma anche all'estero, cioè il film di Alessandro Piva, La Capagira. Così come voglio ricordare un altro prodotto recentissimo, che è un documentario sui cantori pugliesi, le storie cantate di Trevisi e Morisco. Cioè, si tratta sostanzialmente di un documentario su queste figure eccezionali che sono gli ultimi cantori esistenti in Italia e che sono tutti paradossalmente presenti in Puglia. Da Matteo Salvatore ai cantori di Carpino a Uccio Aloisi, cioè sono un po' i progenitori dei cantautori degli anni 60 sostanzialmente, ma questi continuano a vivere ottantenni, novantenni e continuano a suonare e a far, come dire, impazzire le piazze di appassionati di musica. Grazie mille e in bocca al lupo. Grazie. Vi ricordiamo che i film di questa rassegna verranno proiettati presso The Al Green Theater tra Bloor e Spadina fino a giovedì sera. Per biglietti potete contattare l'Istituto Italiano di Cultura. E come sempre, se è il vostro compleanno, tanti auguri. Con voi festeggia l'attrice Orso Maria Guerrini. Questo è tutto, a domani.